Bene, abbiamo ascoltato il ministro Di Maio e la sua proposta sul patto per l'export. Naturalmente, lavorando nei giornali da tanti anni, stati generali, patti per l'export o patti di qualsiasi natura, alcune volte hanno avuto una funzione positiva, altre volte sono diventati dei grandi forum di discussione che poi non arrivavano a quello che le aziende, gli operatori, i lavoratori si aspettano, quindi l'effettività, risultati, presenza, aumento della quota di export delle aziende nel sistema internazionale. Naturalmente questo è un punto importante perché c'è la proposta del governo, ma poi ci sono le necessità, le considerazioni che le aziende stanno facendo in questo momento. E quindi da questo punto di vista credo che non potremmo fare di meglio che discuterne con due importantissimi rappresentanti del mondo della moda, con Fabrizio Bertelli che è amministratore delegato del gruppo Prada e con Gildo Zegna che è amministratore delegato della Ermenegildo Zegna. Prima di passare alla discussione, due brevi presentazioni in video. Riprendo la parola io per parlare appunto con Patrizio Bertelli, amministratore delegato di Prada, e con Gildo Zegna, amministratore delegato del gruppo Zegna. Sono due gruppi presenti in tutto il mondo, hanno fatturati appunto prodotti all'estero per l'80, oltre l'80-90%. Io Presidente. comincerei subito, siete collegati, vi vedo. Dunque, il ministro Di Maio ha parlando del patto per l'export, ha detto che serve per affrontare un nuovo mondo post-coronavirus. Colleghi, questo. Voi che siete a capo di imprese così internazionalizzate, qual è il vostro primo commento rispetto alle parole di Di Maio a questo patto? E poi entriamo nel merito dei vari mercati, che è un po' il nostro tema di oggi. Chi vuole cominciare? Patrizio Bertelli? No, Zegna, Zegna. Marco, Zegna, Zegna, Gildo Zegna. sei diplomatico oggi. Direttore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Grazie Silvia. Abbiamo avuto poco tempo di gestire. Colleghi, potete vederlo. La prima impressione è positiva dal punto di vista di cosa si è messo assieme. In quanto a parlare di digitalizzazione per fiere, per marketplace, formazione è oggi indispensabile. Per cui leggo dietro a questa proposta una modernità, secondo me, che va in linea con i tempi. Mi piace l'integrazione verticale tra le filiere, se volete, dell'eccellenza dei settori tecnologici con quelle della promozione della filiera tipo le nostre. Sicuramente ben vengano le case degli italiani a livello delle ambasciate
principali, anche se devo dire la mia esperienza personale è che ho sempre trovato casa nell'ambasciata, ho trovato un territorio sempre positivo, ecco, anche quando l'ICE non era sotto il Ministero degli Esteri. E dipende secondo me dalle persone. Queste sono le cose positive. Ecco, non per muovere delle critiche, ma miglioramenti. Mi chiedo se la moda è abbastanza presente. Mi fa piacere che il ministro Di Maio l'ha menzionata diverse, ha parlato di Made in Italy diverse volte, ma forse nel documento, ecco, la parola moda, cosa c'è dietro alla filiera della moda e di tutto il tessile, non è penso che mi piacerebbe fare un esempio dei concorrenti francesi, visto che sono veramente gli unici concorrenti del lusso mondiale per gli italiani. Quando il presidente di Kering quest'estate, nell'agosto del 19, invitò una serie di brand del lusso e non del lusso a far parte di questo Fashion Pact sulla sostenibilità. Il presidente francese Macron, rapidissimo, gli chiese di andare all'Iseo per firmare e discutere questa proposta, che fu portato poi al G7. Ecco, all'Eliseo c'erano, oltre a noi tutti, di cui 6 italiani, per cui eravamo ben rappresentati, c'erano 3 ministri francesi, il ministro dell'ambiente, quello dell'industria e quello dell'economia e delle finanze. Ecco, questo dimostra come i nostri principali concorrenti sono rapidi nel cogliere l'occasione e saltarci dentro. Ecco, io credo che questo atteggiamento deve essere sicuramente migliorato tra le parti italiane del privato e del pubblico, per cui vado indietro qualche anno, ricordo il famoso tavolo della moda creato da Renzi e da Calenda, credo che questo è un tavolo che va rimesso a posto rapidamente, ma non solo con attorno altri funzionari politici che rispettiamo, attenzione, non voglio essere critico nei loro confronti, ma ci vanno gli imprenditori, credo che gli imprenditori, al di là di Bertelli, del sottoscritto, sono l'anima dell'industria, l'anima del commercio, viviamo tutti i giorni l'economia reale, per cui il creare un momento di questo tipo diventa veramente importante. Un altro appunto è che si parlerà di Cina, dove per tanti, partendo dal sottoscritto, è il mercato principale da anni. Ecco, io considero la Cina un mercato maturo. Cioè il non considerarlo maturo, direi maturissimo, nel senso di evoluzione di consumi, nel senso di evoluzione tecnologica. I cinesi col cellulare vivono, è la loro vita. Ecco, per cui attenzione a non considerare la Cina un mercato maturo, perché secondo me è il più maturo in assoluto. Ecco, per cui, per riassumere, più attenzione alla moda e rilavorare su un tavolo della moda tra privati e pubblici per accelerare la velocità di questo sistema, anche perché tutti i progetti che sono elencati sono tanti, l'ammontare delle risorse non è indifferente, vanno pesati. Io credo che, come in tutte le aziende, quando si lancia un progetto deve essere valutato sul ROI, sul ritorno dell'investimento, affinché produca valore. Ecco, credo che il checkpoint di diversi tavoli è importante farlo per valutare se i soldi sono ben spesi e per spendere degli altri. Queste sono un po' le mie reazioni a caldo, avendo letto il documento rapidamente ieri sera. Ecco, io faccio una considerazione, perché anche nell'altro appuntamento che abbiamo svolto appunto giovedì, molto si è parlato proprio del fatto che la moda non si sente considerata cioè non viene considerata dai governi come industria, ma diciamo troppo come viene visto solo l'aspetto più glamour, ma non la parte industriale. Questa è una lamentela che da parte del mondo della moda emerge molto spesso. Patrizio Bertelli, il suo commento? Beh, io trovo che anche oggi, se vogliamo essere proprio critici, che mi sembra opportuno, questo incontro che è stato fatto
per l'export, hanno parlato molto del Made in Italy, però evidentemente c'è confusione tra il termine Made in Italy e moda, c'è come una sovrapposizione di ruoli. La moda è una cosa, il Made in Italy è un'altra. Faccio un esempio. Tutte le aziende della moda, io, Zegna e tutti gli altri, e Prada, abbiamo fatto grossi investimenti sulla distribuzione retail, ma non mi risulta a me che quelli del vino, che è sempre Made in Italy, abbiano fatto grossi investimenti in Cina sulla distribuzione. Quindi sono due cose completamente diverse. Il Made in Italy è quello che rappresenta, il Made in Italy è un aspetto, ma nel design non hanno fatto investimenti sulla distribuzione, assolutamente. Quindi c'è una confusione di fatto. La nostra filiera della moda è una filiera articolata e completa, d'accordo? Sappiamo tutti quanto rappresenta, dopo l'automotive siamo il secondo settore di esportazione, ogni volta la moda viene considerata sempre non strategica, viene sempre la percezione che la moda sia evanescente, che sia riferita alle donne, chissà che cosa viene in mente alla gente e non pensa assolutamente che dietro ci sono circa 50.000 aziende con una media di 25 persone di media, l'ha detto Marenzi nella vostra trasmissione, e quindi vi rendete conto di quello che è l'importo. Quindi per me è sbagliato dire Made in Italy, si deve parlare di moda, che poi la moda ha il Made in Italy, è un altro concetto, ma il Made in Italy racchiude anche delle voci che non c'entrano niente con la moda. Quindi oggi stiamo parlando della moda, parliamo della moda, se no allora parliamo del Made in Italy, è un'altra cosa ancora. Quindi io mi ricordo quando sono stato in Giappone, che ho fatto la prima società, io sono stato il primo a fare una società italiana in Giappone nel 1986, io sono andato all'ambasciata italiana di Tokyo, non sapevano niente di attività commerciali, come erano i distributori, chi era OI, chi era Mitsubishi, non sapevano niente. Io non credo che sia molto migliorato le ambasciate, assolutamente. L'ICE, quanti presidenti ha avuto l'ICE, basta fare l'elenco, è impressionante. Non ho mai visto mai veramente delle persone impegnate nel promuovere in un modo serio, perché mentre i francesi e i tedeschi, le loro ambasciate fanno lobbying, la fanno veramente in profondità, noi, i nostri ambasciatori, i nostri consoli, in un certo qual modo si vergognano di fare commercianti, non sono sul territorio. Quindi le promesse di Di Maio vanno tutte bene, bisogna vedere se verranno attuate. Questa gente non vive esattamente il territorio. Poi questa è una confusione di fatto, Made in Italy con la moda. Ma la moda, l'avete detto voi, esporta esattamente 100 miliardi, 70 miliardi. Ma scusate, 56 aziende, tra cui ci siamo noi e Zegna, rappresentiamo il 54% di questo 70 miliardi. Vuol dire che 54 aziende, Max Mara, Diesel e tutte messe insieme, rappresentiamo il 54%, esportiamo cioè 40 miliardi, e questo qui viene visto quando la Germania esporta solamente l'8%, mi sembra l'8%, la Francia, ci abbiamo i dati, la Spagna 10%, la Francia l'8%, la Germania l'11%, nello stesso settore, quindi bisognerà tenerne conto. Adesso facciamo della moda, ma non si fa il mistero della moda, ci vuole presa di coscienza politica e soprattutto io trovo abbastanza, così faccio una domanda, è strano che in tutta questa seduta poi l'unica persona che poteva essere presente oltre Bonomi poteva essere Marenzi, che era della Confindustria della moda, non era neanche invitato, sono stati invitati quelli delle navi, di tutto e di più, eccetto le persone che parlano della moda. C'è un qualche cosa che evidentemente la parola moda viene confusa col Made in Italy. Invece è la moda che è Made in Italy. Poi ci sarà il vino Made in Italy, poi ci sarà il design Made in Italy, ma non possiamo fare di tutto un erba un fascio. Questa è la mia osservazione. Bene, perché allora io non so, il direttore vuol dire qualcosa, lo vedo. Ma io naturalmente ho ascoltato quello che ha detto e so che è una critica che è arrivata anche immediatamente dopo la convocazione di questo patto per l'export, però mi attacco a una cosa che anche lei però ha detto, cioè che la moda in Italia non riesce magari neppure lei a fare sistema, cioè ci sono due sedi di rappresentanza molto diverse, c'è un po' di individualismo e anarchia che non porta a fare quello che
tanti paesi riescono a fare, cioè presentarsi come, allora, come una falange ben strutturata. Guardi, ascolti, io mi sono fatto una bella esame di tutte le attività in modo che volevo essere chiaro. Ci sono tantissime, ha ragione lei, c'è il Pitti, c'è la Confindustria, però rappresentano, c'è la Camera della Moda. Però prima ancora di andare a vedere se le persone hanno la capacità, a parte il fatto che la Camera della Moda parla con Alta Gamma e Alta Gamma parla con Marenzi, quindi bisogna andare a vedere i dettagli. Io penso che manca prima ancora l'idea generale. Perché dobbiamo andare nel dettaglio per mettere il puntino sulle eventuali incomprensioni di certe persone, quando invece è sbagliata l'idea di partenza, che le persone non hanno capito che la moda muove esattamente un sistema, e il secondo gruppo di esportazioni dell'Italia, quindi partecipa, mi sembra, per il 25% al PIL. Vogliamo capirlo o no? Non lo so cosa dobbiamo dire. Forse la parola moda che disturba le persone, bisogna chiamarla in un altro modo, chiamiamo un nome, non c'è mica problemi, non è mica... Mi sembra che sia un problema prima ancora concettuale, e quindi manca esattamente una presa di visione. È inutile stare a girargli intorno al pero. Ecco, io mi inserisco. Calenda e con Renzi abbiamo messo tutti in fila, abbiamo fatto una riunione con tutti quanti, c'era anche Zegna, con tutti quanti, c'era quelli del MICAM, dell'Amido, quelli di Milano Unica, di Vicenza, del Beauty. Abbiamo parlato, è chiaro che sono associazioni un po' tutte, ognuno rappresenta il proprio territorio, però è come dire che in sostanza noi vogliamo mettere in dubbio che un generale possa gestire una truppa perché la truppa si imbriaca. No, non è così, insomma. Non sono d'accordo. Mi inserisco però per dire che lei stesso ha un po' criticato il fatto che la moda abbia troppe voci, però certo. non vorrei adesso andare tanto, mi scuso, su questo tema, perché oggi vi vorrei focalizzare un po' sul tema dei mercati, perché noi dobbiamo capire come si stanno muovendo i mercati e appunto alla luce di questa grave crisi, no? Che questa pandemia è partita dalla Cina, che abbiamo detto il mercato principale per il lusso in particolare. Il gruppo Zegna, Gildo Zegna diceva che per loro è il primo mercato. Voi siete anche quotati a Hong Kong, non è esattamente Cina, ma insomma, anzi lì ci sono un po' di tematiche di cui affronteremo, di cui parleremo adesso. Io volevo capire da voi come si stanno muovendo questi mercati, la Cina, gli Stati Uniti, stiamo uscendo dal lockdown proprio in questi giorni, e se saranno dei mercati diversi rispetto a quelli pre-Covid. Gildo Zegna? Prego Gildo, poi intervengo anch'io. Noi siamo sudisan cinesi dal 1991, per cui la mia esperienza in Cina è quasi lunga come la mia carriera in Zegna. È un mercato unico, il futuro sarà di nuovo in Cina, nel senso che oggi la Cina rappresenta il 35% del mercato del lusso mondiale, in quanto i cinesi comprano più all'estero di quelli che comprano nella Cina fino a ieri. Quest'anno probabilmente sarà un po' diverso. Le previsioni sono che la Cina rappresenterà il 50% del lusso entro il 2025, per cui siamo veramente vicini. I cinesi sono innamorati del Made in Italy, in particolare sono dei consumatori che inizialmente andavano per status, ma adesso vanno per gusto, vanno per funzione. Sanno discernere tra un prodotto con alto valore aggiunto da quello no, cominciano a guardare con attenzione la sostenibilità, sono interessati alla tracciabilità, sono estremamente tecnologici, per cui tutti i discorsi dell'omnichannel partono dalla Cina, partendo dai servizi, e per cui guardano online e comprano offline e viceversa. E poi c'è una forte attenzione alla personalizzazione. Io penso che queste caratteristiche saranno ancora più magnificate, diventeranno ancora più importanti. Questo è un anno particolare. Visto che noi siamo parecchio legati a questo mercato, il nostro lockdown è iniziato a fine gennaio,
per cui sono 4 mesi fino a ieri di lockdown. Adesso abbiamo ancora il lockdown dell'America, perché l'America dopo queste tafferugli aveva aperto a metà, adesso ha chiuso di nuovo con tutti i negozi blindati in giro per l'America, una cosa incredibile. Speriamo. Voi avete... Sono due realtà totalmente diverse. La Cina che si è riaperta alla grande, e credo che Bertelli come noi siamo fortunatamente maggio-giugno più in più rispetto al segnale dello scorso anno, ma siamo scesi al 90% della vendita in febbraio, a marzo eravamo meno 50 rispetto all'anno prima, siamo andati a meno 20 in aprile e da maggio siamo pari o leggermente superiori in giugno. Perché questa è la Cina, cioè ha una capacità di ripresa e lo vediamo nel Covid, è stato un paese che si è blindato per 3 mesi, ma è venuto fuori alla grande perché hanno preso delle misure molto molto serie, l'hanno presa sicuramente probabilmente dopo un rallentamento iniziale seriamente, il consumatore ha reagito. Teniamo conto che è un consumatore giovane, cosa che purtroppo non abbiamo in Europa, non abbiamo in Giappone e meno negli Stati Uniti. Per cui il consumatore giovane sta venendo fuori con un entusiasmo, con un impulso allo spending per brand che hanno un valore percepito alto. E chi meglio del Made in Italy, della moda Made in Italy, porta questo tipo di messaggio, e credo che seguirà questa onda. Io ricordo il periodo della crisi finanziaria del 2008-2009, ci ha tirato fuori la Cina. Ricordo la SARS, che sembrava che fosse tutto perduto, in 3 mesi ne sono venuti fuori. Per cui io sono certo che la Cina continuerà questo galoppo di successo per il Made, per la moda italiana, per cui bisogna continuare a crederci, bisogna continuare a investire al di là di quello che succede nell'America. Per cui se io ho un euro da spendere, me lo spendo in Cina, pensando al futuro, perché voglio essere parte importante di quel 50% del lusso. Oggi chi non è in Cina è in difficoltà, non sarà in difficoltà, perché chi ha investito come noi, come Ferragamo, come Prada negli anni iniziali e con organizzazioni importanti in Cina, ci ha creduto e oggi ha fortunatamente dei ritorni importanti che compensano i meno o certe problematiche che possiamo discutere del mercato americano, che oggi come oggi è più o meno alcuni dicono il primo, alcuni dicono il secondo mercato del lusso, però oggi è in difficoltà sicuramente. Ecco, dopo affrontiamo anche il mercato americano perché ha delle caratteristiche completamente diverse da quello cinese. Ricordo che Zegna è andato in Cina e il primo, diciamo, negozio in realtà stava dentro un albergo e sembra, diciamo, è veramente un'epoca fa rispetto a quella che la Cina è oggi. Patrizio Bertelli, un commento anche lei su questo. No, quello che ha detto Gid è tutto corretto, voglio dire che non c'è solo la Cina, perché anche Taiwan e anche la Corea stanno andando benissimo, direi che tutto il Far East, e poi bisogna essere onesti, tutti i marchi del lusso in Cina stanno facendo tutti più, non è che stanno facendo meno, quindi basta che vi informate, e quindi è, come ha detto lui, un mercato completamente in ripresa in cui i giovani sono una carta, sono il motore di quest'area, soprattutto anche per come loro con questa piattaforma di Tencent come lavorano, quindi sono 10 anni avanti gli altri. Lei vuole parlare dell'America, ma l'America può essere il primo, il secondo, il terzo. Il problema che basta vedere anche le situazioni un po' critiche dei department store, dei fallimenti o di tutte queste situazioni che succedono, è un mercato che non ha saputo probabilmente gestirsi, perché è ormai diventato un mercato discount e viene tutto venduto, appena arriva il prodotto viene subito venduto, vengono fatte promozioni, sconti, mentre invece i cinesi e come i giapponesi sono molto attenti a difendere il posizionamento del prodotto. Isetan come department store, SKP a Pechino, insomma, ci sono, la Corea uguale con il Lotte, quindi sono culture e modi di approcciare le cose in modo diverso. Poi dobbiamo parlare anche di altri paesi che vanno bene, a parte perché c'è il lockdown, era la Russia che sta andando benissimo nel business. Quindi direi per contrapposizione
che dei sistemi un po' più controllati, tra virgolette, anche su quello che sono i sistemi di comunicazione, hanno un modo di lavorare completamente diverso. E sembrerebbe bisogna fare delle valutazioni di carattere politico, rilascio ai politici, però questo qui è il fatto che viene molto evidente. È come se un liberismo sfrenato sia l'antagonista di un processo di sviluppo. Ecco, a questo proposito volevo dire, voi siete quotati a Hong Kong. Hong Kong era un mercato molto importante per il lusso. Qui c'erano i più grandi negozi del mondo, ed erano però prevalentemente cinesi a comprare. Che impatto avrà secondo lei questa, la crisi che c'è stata? La crisi che c'è è una crisi sociale e quindi... c'è una grandissima ridimensionamento almeno per almeno 2 anni, almeno fino al 2022 io credo che la posizione sarà molto critica. Una parte del mercato di Hong Kong si sposterà a Macao, perché già il governo cinese ha deciso di dare l'opportunità di tornare i cinesi a Macao, in modo tale che sarà Macao che prenderà un po' il posto di Hong Kong. Però nella globalità noi dobbiamo vederlo nel globale, quindi noi la sommatoria, quando facciamo un consolidato, mettiamo insieme tutti questi posti. Quindi certo, Hong Kong perde, però recupereremo sicuramente in Cina, recupereremo a Macao, recupereremo in altre aree, ma anche Singapore va bene, ora c'è il lockdown, è chiusa. Direi che tutta l'area del Far East, nel momento in cui riapre, in poco tempo, come ha detto Gildo, in tempi tipo un mese e mezzo, ritorna ai parametri delle vendite del 2019. Mentre l'Europa, abbiamo un problema che non è che l'Europa vada così male, manca il turismo. Quindi tutti i marchi stanno cercando di lavorare con i locali, e direi che le reazioni sono buone, manca il turismo. Quindi la caduta dei ricavi dell'Europa è la mancanza del turismo. Fin quando non vedremo il sistema delle linee aeree che funziona a pieno regime, è chiaro che avremo questo problema. Poi avete visto, anche in Cina hanno fatto la legge che e i spostamenti aerei sono concessi quelli con le distanze di 3 ore di volo, che poi saranno 3 ore e mezzo, comunque diciamo 3 ore di volo. Con 3 ore di volo loro hanno coperto, si potrebbe dire, tutti i punti di riferimento del loro mercato, insomma. Quindi è un paese che con il lockdown si sta proiettando a recuperare il PIL interno, costringendo, tra virgolette, i cinesi a non andare all'estero, ma a acquistare all'interno. Quindi, come ha detto Gildo, tutti quelli che hanno fatto l'investimento, come noi, lui e altri, ci sono tanti altri, hanno fatto investimenti seri in Cina, non tanto pensando alle solite battute di poco gusto che abbiamo visto in questi ultimi anni, e le abbiamo prese come un mercato importante, serio, professionali, che sono molto professionali, il risultato è questo. Quindi non vedo io esattamente una crisi dell'attività della moda del lusso, io non la vedo una crisi, okay. Io non vedo, vedo esattamente un rallentamento causato da questo che tutti noi conosciamo, ma io non penso assolutamente che nel 2022 saremo di nuovo tutti agli stessi livelli di prima e meglio ancora di prima. Io volevo un attimo invece tornare sulle differenze tra i mercati, perché abbiamo accennato, noi stiamo su Corriere.it, quindi andiamo su un pubblico che magari non è del tutto esperto del settore, e quindi tendo a fare qualche precisazione in modo che tutti comprendano quello che stiamo dicendo. Noi abbiamo parlato della crisi dei department store americani, ne accennava prima Gildo Zegna, che è un modello di distributivo, no? Tipico degli Stati Uniti, diverso da quello del mondo asiatico che va con i mall. Se Gildo Zegna brevemente ci dice un attimo, ci racconta un attimo questa diversità di modello distributivo, perché tutte quelle persone che ci ascoltino appunto possano comprendere le cose di cui stiamo parlando. Posso fare un appunto ancora su Hong Kong, perché io ho un'opinione un po' diversa. Ecco, mi state sopra. Quelli che dicono che Hong Kong è finita e quelli invece che dicono che Hong Kong sarà come prima, io sono a metà, non perché sono un mediatore, ma credo veramente così. Diciamo che non sarà più quella di prima.
Se io vedo i nostri numeri, Hong Kong era tra i primi 5 mercati mondiali, è una città che era un mercato, valeva quanto un mercato importante. In 5 anni siamo scesi più del 50%, credo che quest'anno scendiamo ancora di più. Avevamo 8 punti di vendita, ne avevamo 4, forse non tengono neanche 4. Il fatto è che Hong Kong viveva al 70% grazie ai visitatori cinesi, che oggi sono totalmente, vanno da altre parti, o rimangono in Cina, come diceva Bertelli, o vanno a Singapore, o vanno in Thailandia. Una volta venivo in Europa, una volta andavo in America, speriamo che vengano. Per cui credo che dobbiamo fare i conti con un ridimensionamento di Hong Kong. I capitali si spostano in Hong Kong, dei locatari si spostano a Singapore, i capitali cinesi, la borsa finanziaria di Shanghai sarà, non ancora, ma probabilmente prenderà il posto di quella di Hong Kong. Le tecnologie che una volta partivano da Hong Kong sono Shenzhen, per cui dobbiamo fare un po' i conti con questi spostamenti. Ecco, per cui se lei mi dice ma il futuro di Hong Kong, sicuramente credo più nel futuro di Singapore, dopo aver detto Cina. Tenga conto che abbiamo fatto con Camera della Moda, che tra l'altro abbiamo fatto un grosso lavoro con Camera della Moda, grazie a Carlo Cappalla per parlarci dietro le quinte, più che dietro le quinte in virtuale durante questo lockdown, per scambiarci delle informazioni, e la lotta più importante è stata contro i landlord. Noi oggi abbiamo dei nemici che sono i landlord, perché abbiamo dei costi fissi che sono fuori di testa. I proprietari degli immobili. Degli immobili, per cui viviamo ancora con dei costi fuori di testa, che se non riusciamo a rinegoziare, non ci sarà altro che chiudere dei negozi. In quanto la produttività sono basse, e per cui ci vanno negozi più piccoli che costano meno cari. Per cui tramite Camera della Moda abbiamo aperto un tavolo in cui ci siamo scambiati delle informazioni su questi temi e su altri, per cui ecco l'importanza di lavorare assieme come attori del Made in Italy per contrastare questi fenomeni che sono se no molto deleteri per gli investimenti e la sopravvivenza di un settore che è vitale per l'Italia, come dice Bertelli. Per cui chiudo la parentesi su Hong Kong, apro la tua domanda sugli Stati Uniti. Gli Stati Uniti è il mercato dove io ho studiato e dove io ho imparato a lavorare, ma con il campionario sugli aerei, e vedevo i clienti, quando eravamo ancora al showroom, vedevo i clienti nelle camere d'albergo, per dirti. Per cui negli 80 si iniziò così. Per cui ho il mio cuore là, e quello che sta succedendo mi fa male, ecco, perché l'America è sempre il mercato della libertà, il mercato dei giovani, e quello che sta succedendo non mi fa piacere. Io credo che ci sarà un turnaround americano, ma oggi dobbiamo fare i conti con grandi gruppi del lusso che sono in Chapter 11, che è l'equivalente dell'amministrazione controllata italiano. Speriamo che Neiman venga fuori, io ne sono convinto. Il problema è che ci sono pochi gruppi del retail che sono guidati da merchant. Merchant erano famiglie imprenditoriali che aveva iniziato il retail. L'unica rimasta importante è Nostrum, dove c'è la famiglia nostra, la terza e quarta generazione, e tiene ancora in piedi il Badò. Altri sono andati ai fondi. Il problema è della grande istituzione americana, che sono altamente leveraged, hanno un debito incredibile. Per cui il costo di quel debito mangia tutto l'EBITDA. E come fai a investire? E come fai a tenere conto della concorrenza? C'è poi stato sovradimensionato di tutto il discorso degli outlet, troppi outlet che hanno distrutto i prezzi regolari, per cui in America oggi si vende più a saldi che non a prezzi regolari. C'è stato l'online, che è un altro sicuramente mezzo, poi ci mettiamo ancora il travel retail e via dicendo, e poi se sopra questo c'è l'ombrello di Amazon, figurati che tipo di rebelotto c'è con la direzione americana. Per cui credo che il post-Covid in America sarà quello di ripulire il mercato. Ci sarà un forte consolidamento, e in America è molto più facile ridurre i rami secchi di quello che è sicuramente in Europa. Per cui credo che ci saranno sicuramente tanti feriti, e però quelli che rimarranno speriamo che siano più forti. Per cui è un mercato sicuramente dove la parte wholesale, vendendo a terzi, è importante quanto la parte di vendere a te stesso. Ecco, per cui la nostra posizione in America è ancora 50-50, giusto o sbagliato. In maniera diversa, ma credo che lavorando con i grossi gruppi che si stanno ripulendo,
magari con formule tipo concession, sicuramente questa è la, la possibilità di uscire. Io ricordo ai miei tempi c'erano i famosi merchant di Barnes, di Mary Pershing, di Louis Boston, di Aaron Neimark, di BG, Stanley Marcos, di Mar, questi erano gente da cui io sono andato a scuola. Ecco, ho un grande ricordo di questi professori del, del marketing, del, del merchandising americano, e io credo che ci potrebbe essere un ritorno anche degli specialty store. Fate l'esempio del nostro uno dei best customer, Mitchell, che ormai ha un network di sei negozi in giro per l'America. Ecco, se Mitchell potesse raddoppiare la sua quota, ecco, diventerebbe di nuovo una realtà esclusiva del lusso made in Italy e del servizio, perché l'americano vuole essere coccolato, è un cliente, è del cliente sicuramente cinese, e bisogna seguirlo con il bel prodotto, ma anche insegnandogli lo stile e coccolando nel servizio. Tutto questo è un po' quello che io spero che succeda nel mercato americano. Ecco, io ho due domande, dei, perché noi abbiamo la possibilità di appunto avere delle domande dei nostri ascoltatori, di chi ci sta seguendo. Una persona chiede un approfondimento sul mercato europeo. Prima abbiamo detto qualcosa, Bertelli parlava del legame fortissimo con il turismo, magari se vogliamo un attimo approfondire, e soprattutto ci chiedono come è cambiato, cambierà la supply chain della internazionale della moda dopo il Covid. Non so se vuole rispondere Bertelli. No, Gildo, che mi sembra Zegna. Abbiamo deciso di va bene. No, faccio io metto il pepe, lui mette il sale. Va bene, allora facciamo questa insalata. Ok, no, non è insalata. La frittata assieme, una bella. Esatto. Allora, no, la domanda è sulla filiera, mi pare. Sì. Allora, la filiera è fondamentale per la moda e per il Made in Italy. Per cui quando si parla di Camera della Moda, si parla di lavoro di filiera con SMI, che rappresenta tutta la filiera di questo pezzo, quello dell'abbigliamento. Per cui è fondamentale, come dice Rosso, e ci ricorda sempre Rosso, quanto sia importante proteggere i piccoli a monte, che sono il sottobosco degli alberi ad alto fusto che crescono nel bosco. Per cui credo che in questi tre mesi si è lavorato anche per creare un rapporto di filiera, di partnership molto stretto con i partner della filiera tessile. Noi come Zegna il tessile è una parte importante, perché rappresenta un bel 15-20% del nostro fatturato, e vediamo quanto sia importante per dar servizio, per creare innovazione, per poter capire tramite i nostri clienti dove i mercati vanno. Per cui la valenza della filiera del tessile abbigliamento è fondamentale, prima per noi e anche per i francesi, che comprano credo ben oltre il 50% del loro prodotto venduto, credo che sia made in Italy, mi pare che sia 70% se parliamo dell'abbigliamento. 70%. Per cui ecco, questo è sicuramente una opportunità. Quando parlavamo del tavolo della moda con la presenza della Camera in primis, ecco, non dimentichiamoci di questa filiera che ci protegge, dove noi addirittura come Zegna l'abbiamo rafforzata. Noi abbiamo fatto due acquisizioni, due bellissime aziende tessili, uno Bonotto e l'altro Dondi, per rafforzare appunto quello che è a monte, non solo per noi, ma per essere di offerta al Made in Italy o all'uso mondiale. Per cui sì, dobbiamo crederci, dobbiamo continuare a investire. Per cui il problema della filiera qual è? Che uno deve investire dalle pecore in Australia fino al servizio dell'after sales service dell'omnichannel a New York. Il problema... Ma caro Zegna, io penso che di tutto quello che dici, penso che molta gente ancora non abbia capito che fanno confusione, lo ritorno a dire, sul Made in Italy. Perché Made in Italy c'è anche i mobili delle cucine, ci sono le mattonelle di Sassuolo. Allora bisogna anche qualche volta bisogna ricordarsi che invece di parlare di Made in Italy bisogna dire la moda Made in Italy, la moda, il concetto è la moda. La moda non è tutto quello che hai detto te, non è recepito, perché nella filiera, chiaro, se noi andiamo a vedere sia alta gamma, se andiamo a vedere la Confindustria della moda, ci sono tutti gli iscritti,
i conciatori, ci sono scritti le fabbriche di accessori e quant'altro, quindi nella Confindustria. Quindi per me il problema di fondo è che questo concetto del Made in Italy è un po' come è come parlare della storia dei romani, no? Uno parla della storia dei romani, dice: ah, noi eravamo i romani, avevamo l'impero, poi si dimenticano la caduta dell'impero romano e tutto quello che è successo. Bisogna stare molto attenti a generalizzare. È sempre un modo un po'. Quando Fontana ha detto, che io credo, sono d'accordissimo, ha detto: ah, su questi ci sono i forum, tutte belle parole, e poi dopo bisogna vedere quello che succede. Insomma, l'abbiamo viste di queste cose, l'abbiamo viste anche fatte a Napoli, fatte in altre parti. Cioè, bisogna essere molto più concreti. Voleva sapere la Sacchi dell'Europa? Del commercio? Sì, io però adesso mi riallaccio quando dice bisogna essere più concreti, che cosa chiede? Ma esattamente. La concretezza è esattamente che ha un riconoscimento ufficiale dell'entità di quello che muove la moda. In un modo, non capisco per quale motivo, se si parla di motive è tutto chiaro, se si parla della moda non è chiaro. Quindi per me la Silvia Sacchi, che è una giornalista, potrebbe cercare di insegnare alla gente cosa vuol dire la moda, perché poi sono i giornali che devono fare questo. Perché se stavo i giornali facendo. Si fermano, sì, apposta, infatti lo apprezziamo tutti molto. Se invece noi pensiamo alla moda, che la gente vuole raccontare sempre le cose futili, così dietro ci sono decine di migliaia di persone che lavorano, è una cosa seria. Non c'è un atteggiamento serio nell'affrontare la moda, e il termine moda evidentemente fa nascere dei pensieri strani, non lo so. È una cosa, non ho mai capito. Ma lei non sa che io ho fatto delle lotte negli anni 90 mostruose sul Sole 24 Ore, su tanti fatti che avvenivano allora, sul consolidamento delle aziende. Io mi ricordo che uscì una volta un giornale, il Corriere della Sera, dopo andare a trovarlo, Fontana, in cui c'erano due pagine, una alla testa di Gianni Versace e una di Giorgio Armani, e che facevano la gara a dire che facevano 5.000 miliardi, non ne facevano nessuno di tutti questi. Avevano sommato in tutto questo, in questi conteggi, basta prendere il giornale degli anni 90, dicono io ce l'ho da parte, avevano sommato tutte le vendite loro, dirette e indirette, dei licenziatari e dei loro anche distributori, capito? Questo era il modo che facevano il consolidamento, la visione del consolidamento era... Quindi ne abbiamo viste negli anni 90 di tutti i tipi su questi atteggiamenti della moda, in cui la gara sul numero, il numero, io faccio 5 miliardi, no, io ne faccio 6 mila miliardi, era tutta questa gara. Invece poi dopo abbiamo visto che le aziende che si sono consolidate nel tempo sempre di più sono tutte le aziende che poi hanno avuto anche la filiera, perché poi dobbiamo ricordarci che noi abbiamo le proprietà delle fabbriche, non è che abbiamo, che facciamo far fare fuori, abbiamo le fabbriche, gli operai. La Prada, noi abbiamo 3.500 operai in Italia, Zegna non so quanti ne ha, ma comunque siamo quegli operai che la mattina vanno in fabbrica a lavorare, e la filiera completa è questa. E quando noi parliamo di quelli che lavorano per noi, non parliamo di persone che sono da noi controllate sulla sostenibilità, su delle modalità di lavoro, sul fatto che rispettino tutte le norme sanitarie. Addirittura nella cassa integrazione, poi bisogna dire le cose, nella cassa integrazione che non è arrivata, Noi imprenditori abbiamo continuato a pagare la cassa integrazione, non è che abbiamo lasciato gli operai senza cassa integrazione, e le fabbriche che lavoravano per noi, che non arrivavano, noi abbiamo finanziato la cassa integrazione di aziende che lavorano con noi, quelli che lavorano in esclusiva, abbiamo finanziato la cassa integrazione, perché sennò gli operai non avevano da mangiare, e sapendo che poi... Ora poi sa, ci sono quelli che fanno, sparano tutti addosso al governo, però comunque io... Tengo sempre presente che il governo non so quanto abbia avuto torto in tante situazioni. Io credo che la situazione era talmente drammatica, ma credo che invece sia stata la macchina dello Stato, dall'INPS o dai ministeri, che non avevano l'attrezzatura o erano attrezzate. Bisogna tener conto che anche ai ministeri non so se la gente era tutta a lavorare, sarà stata anche loro a casa, lockdown, quindi non erano lì pronti a fare tutte le procedure per quanto riguarda la cassa integrazione. Bisogna essere un pochettino più equilibrati, io trovo questo. È chiaro che la persona che deve avere i soldi che non ha ricevuto vede il suo territorio, insomma.
Io mi inserisco per fare un attimo la storia, perché la moda è nata affidandosi alle licenze, quindi c'erano aziende fornitrici che producevano per conto di, quindi c'è stato tutto un primo momento in cui non si capiva gli esattamente 80, gli anni 80, come gli anni 80, considerare metà degli appunto, anni 90. Appunto i fatturati, no? Per cui c'era chi, perché ovviamente chi fa chi dà le produzioni esternamente ottiene delle royalties e quindi è un po' diverso poi fare i bilanci eccetera, quindi c'è stato un grande cambiamento della moda come struttura. Diciamo che io sono stato uno di quelli che ho contribuito molto, perché mi davano del pazzo quando negli anni, primi anni 90, compravo le fabbriche e tutti dicevano: ma perché investi sulle fabbriche quando hai migliaia di fabbriche a disposizione per farti il prodotto? Ma il problema della filiera del lusso o dello sviluppo di un marchio, basta vedere dietro Zegna la fotografia della fabbrica, ci sono il lavoro delle fabbriche, non si può pensare il lusso. Tant'è vero, non a caso, anche i francesi hanno acquisito moltissime fabbriche. Se lei va a Strasburgo, le concerie di Strasburgo sono state tutte acquistate da Vuitton, da Hermès e da Chanel. Quindi la filiera l'hanno tutta integrata, tutti quanti. Quindi il domandarsi per quale motivo uno Zegna cerca di fare la filiera, di comprare anche le lane, tutta la materia prima, a parte che logicamente lui è un tessitore, ma anche se non fosse stato un tessitore, lo fosse diventato negli ultimi 20 anni, era normale, era. Quindi questo va riconosciuto a livello politico, questo va riconosciuto come capacità imprenditoriale degli italiani. Il vero Made in Italy sono poi, e della moda, sono gli imprenditori che hanno rischiato sulla loro pelle. E quando noi sentiamo degli imprenditori che hanno tutti, perché anche Diesel e anche Luigi Maramotti hanno finanziato con la cassa integrazione delle aziende che lavoravano per loro, che non avevano la cassa integrazione e che i proprietari non avevano i mezzi per poter arrivare a dare i soldi ai propri dipendenti, eccetto qualcuno che già stava bene economicamente, questa è la vera forza dell'Italia. E invece noi, quando dici la cosa pratica no, si parla, ma poi non si scende mai nel dettaglio di dire: oh, guarda, questi qui hanno fatto questo e questo, abbiamo riaperto le fabbriche con tutte le condizioni richieste, abbiamo, vedete, vi faccio vedere i video, abbiamo fatto di tutto e di più. Noi almeno alla Prada abbiamo fatto già 2 volte il tampone serologico, 2 volte, l'abbiamo fatto esattamente il 27 di aprile, quando abbiamo riaperto a fine di aprile, e poi l'abbiamo rifatto una settimana fa, e ora l'abbiamo fatto anche tutto a Milano. Quindi mi sembra che questa sia la forza che bisogna enumerare continuamente nell'ambito del nostro. Che cosa danno le aziende italiane ai propri dipendenti? Questa è la domanda. Gli diamo sicurezza. I nostri dipendenti vengono a lavorare volentieri, sono contenti di partecipare, di lavorare da Prada, da Zegna, da Diesel. L'ha detto anche Rosso, l'ha detto anche Brunello Cucinelli, che noi abbiamo, tra altre cose, la Camera della Moda, avete visto, abbiamo anche un santo, abbiamo Brunello Cucinelli che è un santo, visto come fa l'omelia, che fette, no? Che polemiche, adesso lei la interrompe. Santo Brunello. Allora, io sto ricevendo un sacco di domande che non vi riesco a fare, ve le manderò e poi magari le riprendiamo, sì, certo, e diamo delle risposte sul sito, perché dobbiamo chiudere. Però io devo fare una battuta, perché vi vedo così in sintonia, no? E anche nell'altra puntata c'era una grande sintonia con Brunello Cucinelli, con Renzo Rosso e con Marenzi. Che cosa state combinando negli imprenditori italiani, visto che siete rimasti, diciamo, molti ci hanno comprato? Facciamo qualche, abbiamo fatto nel periodo del lockdown, ci siamo, bene. No, io spiego perché è interessante. Nel periodo del lockdown io sono stato un promotore, e soprattutto devo dire Zegna, che è un biellese, pignolo, super pignolo, ci siamo detti: ma sentiamoci, scambiamo dei punti di vista, tanto eravamo tutti a casa, e devo dire che è nato poi questo modo di incontrarsi. Ci siamo incontrati tante volte in video, come facciamo con voi, e ci siamo raccontati le cose. C'era anche Moncler, tutti, quindi ci siamo scambiati dei punti di vista. Che è interessante questo modo di non avere remore
di antagonismo stupide. Io sono sempre stato un fautore della massima trasparenza nei rapporti tra gli industriali, perché credo che non c'è bisogno di nascondere niente, perché l'informazione che mi può dare Zegna mi può servire al mio lavoro, e idem l'informazione mia che do a Zegna e così agli altri. Quindi direi che abbiamo tutti, siamo degli imprenditori, tutti sappiamo cosa vuol dire lavorare nel territorio italiano, tutti sappiamo cosa vuol dire farsi rispettare dai nostri collaboratori, e che i nostri collaboratori abbiano fiducia nell'azienda in cui lavorano, perché noi dobbiamo fare la moda e soprattutto fare qualità e il Made in Italy, e quindi questi sono i fatti fondamentali. Bisognerebbe che questo fosse chiaro, invece non è assolutamente chiaro. È un gergo, il Made in Italy è un gergo troppo vago, troppo ampio, che non rispetta esattamente la primo comparto più importante del Made in Italy, è la moda. È come dire la moda, capito? È inutile che uno mi chiami alla riunione, quello delle crociere, è la moda, eh? La moda rappresenta 70 miliardi di esportazione, e mi chiami uno che fa una, mi chiami uno che farà, contribuisce per 10 miliardi, insomma, non lo capisco, sono cose che non capisco. Lei infatti ha chiamato me, e Zegna, forse ha chiamato me perché sa che sono polemico, ha chiamato Zegna perché probabilmente avete l'idea che è più serio di me, però non è che siamo uno più serio dell'altro, siamo uguali. No, sei stato, anche per gli anni che hai, qualcuno di più, sei stato un gran maestro in periodo di lockdown, ma io direi la mia risposta è la Camera della Moda. La Camera della Moda ci ha aiutato a parlarci, a aprirci, c'è un presidente che sicuramente ha delle idee, che ci ascolta e porta avanti i progetti concreti, ha parlato con le altre associazioni, per cui io credo che questo dialogo è iniziato prima del Covid. Il Covid l'ha intensificato e ha fatto capire a tutti noi, attraverso il tavolo della Camera della Moda, quali sono i temi importanti e quali dobbiamo portare avanti assieme. E quello degli affitti è uno dei temi più delicati. Riusciamo a mantenere le nostre posizioni prioritarie sui mercati internazionali e le nostre location vanno ai francesi, diventa veramente dura la battaglia. Per cui dobbiamo guardare avanti assieme e, attraverso questo network di informazione, fare di più. Rapidamente, assieme. Grazie. Bene, io vi ringrazio. Non so se il direttore vuol dire qualche cosa. No, ringraziamo i due ospiti perché ci hanno dato due punti di vista anche molto importanti e interessanti, e soprattutto ci hanno fatto capire quanto sia importante la filiera. In questo, quando si dice filiera, si dicono tante cose, insomma, che se operai, artigianalità, professionalità, capacità di stare nei mercati, mi pare che siano molto fiduciosi sulla ripresa, soprattutto ad est, un po' meno per quello che ci succederà in Europa e in America, però insomma abbiamo avuto un punto di vista molto interessante insieme a quello che abbiamo avuto nella nostra conversazione precedente con il santo, come ha detto Cucinelli. Un amico. Però è vero, è molto ispirato. Grazie davvero per questo incontro. Grazie direttore, grazie a voi. Direttore Fontana, si ricordi che non è che le persone, quelle più umili che lavorano in nostra azienda, non seguono tutte queste vicende, sono molto informati, molto più di quello che pensate. Anche no, perché ci hanno imparato, fa paura hanno imparato, così dicendo. No, ne sono sicuro. Perché tutti hanno imparato molto a usare tutto il digitale, quindi direi che sicuramente questi aspetti qui, questi qui parlare della moda, ma in un modo più professionale, deve essere fondamentale, perché e rafforza l'idea dell'appartenenza di tutto il comparto della moda italiana a che cosa contribuisce, perché se non ci fosse la moda italiana, i francesi non farebbero niente di tutto quello che fanno in Italia, tanto per essere chiaro. Quindi noi dobbiamo tenere conto che l'Italia è il motore della moda in senso lato, di quei famosi 330 miliardi che parliamo, di cui un terzo sono i cinesi, dobbiamo tener conto che gran parte di questi prodotti vengono fatti in Italia, quelli del lusso, quelli del Made in Italy. Grazie. Bene, vi ringraziamo moltissimo e poi vi mandiamo tutte le altre domande e risponderemo sul sito, e grazie anche agli ascoltatori che ce le stanno mandando, perché sono molto, ci aiutano anche a noi a chiarirci molto le idee. Grazie mille. Grazie a tutti, buongiorno. Grazie. Grazie.